viene anche di dopo questo video così emozionante e difficile per voi. Ecco, vi chiamo qui per le cerimonie. Ecco, innanzitutto diciamo ovvero la legge, la motivazione, cioè il curriculum vitae, scusate l'emozione, perché purtroppo era Angela, l'emozione è tanta, cioè, perché purtroppo in questi casi non ci sono parole. Antonello Mia nasce a Serra di Falco nel 1961. Inizia l'attività musicale fin da giovanissimo frequentando il Conservatorio di Musica Bellini di Palermo, conseguendo nel 1982 il diploma di flauto sotto la guida del maestro Gerardo Petruzziello. Ha svolto un'intensa attività artistica con diversi gruppi e formazioni cameristiche, anche dopo aver vinto il concorso pubblico per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media. Dopo una breve parentesi presso la scuola media di Calo Zio Corte, provincia di Bergamo, rientra in Sicilia per insegnare flauto presso il corso all'indirizzo musicale della scuola media Carducci di San Gatardo. Nel 1985 fonda l'associazione musicale L'Altra Banda. Sotto la sua direzione sono stati organizzati a Serra di Falco eventi musicali mai realizzati prima. Il primo raduno bandistico città di Serra di Falco, la prima stagione concertistica serradifalchese che ha visto esibirsi musicisti di notevole spessore artistico provenienti dai teatri più prestigiosi d'Italia, ha ricoperto il ruolo di assessore comunale durante la sindacatura del dottor Michele Ninfa con delega alle attività sportive e culturali. Durante tale periodo ha recuperato e catalogato tutte le opere del maestro Ignazio Vaccari, uno dei primi maestri della banda di Serra di Falco nei primi del Novecento, autore della marcia funebre numero 56, che viene ancora oggi eseguita durante i riti della Settimana Santa, donata dalla figlia dello stesso compositore che all'epoca novantenne risiedeva a Contessa Entellina, provincia di Palermo. A tale scopo è stato anche organizzato un pubblico concerto in piazza per eseguire le interessanti musiche inedite, recuperate e catalogate. Le opere sono conservate presso la Biblioteca Comunale di Serra di Falco. Sempre sotto la sua direzione, la banda musicale si è esibita nella città di Toulon, in Francia, nel 1994, e col Fontaine e Mons, in Belgio, nel 1998. Grazie all'associazione musicale da lui fondata e diretta, moltissimi ragazzi sono stati avviati alla pratica musicale e molti di loro, già adulti, hanno continuato gli studi musicali presso i conservatori di musica, diventando affermati maestri e professori di musica. Ecco, io chiamo qui il già sindaco di Serra di Falco, Michele Ninfa, e la nostra componente del direttivo, Nunzia Ciascia. Prego, Michele. Michele, tu ci conosci molto bene, Al. Il cuore della Terra del Falco non ha mai smesso di battere per la sua persona,
da maestro di musica come da direttore d'orchestra, da docente come da uomo delle istituzioni, è riuscito a lasciare di sé un'immagine che è rimasta viva in tutti ed ognuno. È stato così che l'attimo di un ricordo è diventato tessera di un mosaico chiamato memoria, e in maniera indelebile è divenuto segno e senso di una vita vissuta sempre all'insegna di valori che costituiscono il patrimonio stesso della comunità sardifalchese, di cui Aldo è stato uno degli interpreti più affezionati ed appassionati. Ringraziamo ancora la famiglia Rovina. E ora passiamo al secondo.